Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com e oggi facciamo i grissini. Questa ricetta mi è stata data da Elisa, una frequentatrice del blog vivalafocaccia.com. Lei la fa con due impasti, lasciandolo riposare tra un impasto e l'altro, ma noi stasera proviamo a farla sul diretto, cioè con un impasto solo. La ricetta la proviamo a fare sia con l'impastatrice che a mano. Questa sera mi faccio aiutare da due aiutanti, Laura e Luca. Qua. Iniziamo con l'acqua, aggiungiamo il sale, l'olio o lo strutto, il malto, aggiungiamo metà della farina e iniziamo a mescolare. Ora aggiungiamo il lievito. Aggiungiamo poco a poco la farina rimanente. Quando la pasta non si attacca più al contenitore, siete pronti per impastarla sulla tavola di lavoro. Allora, spruzzate un po' di farina, così, e iniziate a lavorarla con le mani, così. Continuate così per una decina di minuti, in modo che venga bella fine. Adesso la mettiamo a riposare. Nel frattempo prepariamo una pellicola trasparente per fasciare la pasta più avanti. La ungiamo con un pochettino di olio, così. Poi con un pennello. Dopo che lasciamo riposare la pasta, dobbiamo fare il rotolino da mettere a lievitare. E lo facciamo così, lo facciamo in due modi. Questo è come lo fanno i panettieri professionali per dar nervo alla pasta. Così si fa questo movimento qua e si crea una pasta, vedete com'è bella nervosa. Adesso vediamo come si fa a dargli il nervo e in maniera un po' più semplificata. La pieghiamo, la schiacciamo così, poi la pieghiamo da una parte così e poi dall'altra. Piegandola così la pasta prende forza, un po' meno che con l'altro sistema, ma sempre un po' di forza. A questo punto lo schiacciamo un po', lo facciamo circa largo, circa 8 cm, e poi lo mettete a lievitare, dove l'avete precedentemente preparato. Gnocchi di olio. E poi lo coprite completamente. Uno, perché la plastica trattiene l'umidità e la pasta rimane bene umida. La seconda è che, evitando che si crei la crosta, quando poi li tiriamo i grissini loro non si spaccano. Dunque, passata un'ora, la pasta è raddoppiata di volume più o meno e vedete che bella umida. Allora, l'apriamo così. Allora, l'ideale per i grissini è avere una griglia come questa. Se non ce l'avete, proviamo con la teglia. Io non li ho mai fatti con la teglia, vediamo come vengono. La chiave per tagliare i grissini è di tagliarli con una spatola più lunga della pasta e tagliarli in un colpo netto, così. E grazie a questo taglio qua che il grissino si riesce a stirare bene. Poi lo passiamo nella semolina e poi lo tiriamo in maniera uniforme, non dai bordi ma dall'interno fino all'esterno del grissino, in modo che rimanga tutto bello uniforme. La pasta è troppo larga, non riuscite a tagliarla, le tagliate via un pezzettino di fianco, così. Luca, you're gonna try? Yeah, I am. Good job, Luca, you're a natural. Bravo, Luca. C'è un talento naturale, Luca, bravo. Grazie. Wow. I got my lesson from you. You got your lesson? Yep. Il turno di Laura. Wow,
Good job, Laura. Good job. Look at that one. Wow. That's almost more longer than mine. The snake. Molto bene, brava. Parti un po', non, non partire da in mezzo, parti un po' più di fianco, è così. Anche me, io sono brava anche. Sì, anche tu sei bravo. Wow. Ok, that wrong. Prepariamo il forno a 230 e lì inforniamo. Sono passati più o meno 10-11 minuti ed ecco i nostri grissini. Come vedete, belli cotti sopra e sotto, tramite la griglia. La differenza tra quelli cotti nella griglia e quelli cotti nella rama è che quelli cotti nella rama sono un po' più cotti sotto rispetto a quelli nella griglia che sono cotti perfetti sopra e sotto. Ed ecco i nostri grissini fatti in casa grazie alla ricetta di Elisa. Da tutti noi di vivalafocaccia.com un grande ciao! Ciao!